Propeller Club Port of Lagor, Maria Gloria Giani Pollastrini, presidente del club, oggi al lancio di un convegno dal titolo Shipping, anno zero, la sfida della transizione ecologica. Un convegno che parla di transizione ambientale, transizione ecologica legato soprattutto all'energia, agli armatori, alle infrastrutture portuali. Esattamente di cosa si tratta? Grazie e intanto benvenuta. Noi abbiamo deciso con il Propeller di trattare un argomento che è assolutamente di primaria importanza, la transizione energetica non solo dello shipping ma anche un po' in tutto il sistema dell'economia nazionale. E questo convegno quindi è stato coordinato fra noi con più voci perché ci interessava sia per l'armamento certamente ma anche per i porti capire come ci stiamo organizzando e quello che sta succedendo con il momento che stiamo tutti vivendo. È stata una scelta un po', diciamo, orientata a avere contributi un po' diversi. Aprirà, per esempio, a parte i saluti che farà il presidente dell'autorità di sistema portuale, Luciano Guerrieri, però l'apertura l'abbiamo data al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in quanto l'ammiraglio Massimo Seno, che già conosce il porto di Livorno, ci presenterà un po' quello che è il modello che l'autorità marittima, per un discorso di sicurezza, ha messo in atto a Spezia e quindi penso che sia un modello replicabile. Il comandante generale Carlone, non potendo venire, ha delegato comunque il suo capo reparto del secondo reparto delle capitanerie. E partendo quindi da una norma, analizzeremo un po' i vari punti di vista di chi questa norma deve gestire o condividere o cambiare la propria vita, anche industriale, modificando addirittura quelle che possono essere le loro unità e la loro flotta. Avremo quindi l'armatore, un rappresentante, l'ingegnere Andrea Kosulic, comunque che rappresenta i fratelli Kosulic S.p.A. Poi con noi ci sarà ovviamente il socio che è qua di Livorno, quindi LNG Holt, l'ingegner Giorgi. Avremo poi Amitalia, fra le altre società, Gas & It e l'ingegner De Marco della Varsila. Non per ultimo, per importanza, anche uno spaccato a Gente di Mare Formazione, che ovviamente sta anche lì studiando questo movimento di cambiamento per vedere come poter dare prodotti nuovi di formazione anche ai ragazzi che escono da un nautico, non per ultimo il nautico di Livorno, che spesso viene trascurato. Bene, grazie. Allora diamo a tutti l'appuntamento giovedì 10 novembre alle ore 6 in Fortezza Vecchia a Livorno. Arrivederci.